fido di te. Io mi fido di te. Se la politica poi diventa quella in cui bisogna cantare tutti in coro, allora semplicemente non mi interessa più, e credo non interessi più a molta gente per questo. Generazione Q è stata una voce di dissenso, esplicita, molto marcata, molto netta. Alle primarie noi non abbiamo candidato un ragazzo, come dice Marco Amicis, perché avevamo voglia di buttare l'estate, ma perché avevamo una piattaforma politica diversa, perché immaginavamo che il Partito Democratico si dovesse fare in un modo diverso da come è stato fatto, e abbiamo accettato per questo obiettivo tutta la fatica, vorrei dire certe volte pure lo scherno e la complicazione che la politica è, perché poi la politica non è avere un'idea e vederla realizzata il giorno dopo. La politica è mettersi dentro un tritacarne faticosissimo, devastante dal punto di vista umano anche, molto spesso per chi non abita quell'autobus, completamente privo di gratificazioni, con il solo obiettivo di far vincere un'idea. È questo il nodo su cui io credo il Partito Democratico ha perso una grande occasione, relegando peraltro le voci di dissenso sempre minori, sempre meno ormai sono, perché ormai il gioco si è capito, dissentire vuol dire essere esclusi, e questa cosa per chi abita l'autobus è complicata da essere immaginata, quindi nessuno si fa escludere e c'è il coro. Io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo invece alimentare questa cultura del dissenso, sempre che conveniamo oggi che c'è qualcosa su cui dissentire, e secondo me qualcosina c'è. Sulle elezioni e sull'esito delle elezioni, l'analisi è concordante, credo, no? Abbiamo detto tutti, abbiamo perso male. C'è una responsabilità di questa sconfitta, si può avviare l'indagine intorno a questa responsabilità, si può, dopo aver indagato questa indagine della responsabilità, utilizzare quella parola bellissima che hanno gli inglesi, che è accountability, per cui dopo che tu hai una responsabilità, di quella responsabilità devi rendere conto, e poiché il tentativo di rendere conto è stato esaurito con è colpa del governo Prodi, perché questa è l'analisi dei nostri dirigenti, che peraltro nella fase in cui abbiamo spinto la macchina verso le elezioni stava cominciando a fare qualcosa di veramente serio, cioè stava cambiando davvero anche lì la vita delle persone. Però lì in quel momento qualcuno ha deciso di fare l'accelerazione verso il voto, perché conveniva sbarazzarsi in quel momento del governo con una logica francamente suicida, a meno che la logica è solo quella della sopravvivenza dell'autobus. C'è questa logica? Secondo me sì. E c'è questa prima parte di responsabilità. C'è poi la campagna elettorale, ragazzi, la campagna elettorale si è fatta facendo le liste. Lì si è cominciata la decisione. E non trovo sopportabile che un ministro del governo abbia candidato deputato la sua segretaria nel Partito Democratico. Non trovo sopportabile che un altro che era stato fatto fuori per qualche logica abbia candidato la figlia nel Partito Democratico. Non trovo sopportabile che il rinnovamento generazionale che noi abbiamo invocato come figlio di una battaglia politica sia stato risolto assegnando dei biglietti della lotteria a caso a persone colte così, non lo so, dall'elenco telefonico, che hanno guidato le liste nella categoria brave ragazzi obbedienti, figli di papà. Queste erano le categorie che venivano scelte. Ecco, io trovo tutto questo, l'ho trovato non sopportabile, noi lì abbiamo perso credibilità. Tutto questo per ritrovarci poi a vivere l'esperienza di Roma, dove il cosiddetto modello Roma viene devastato da due eventi, le elezioni e, fatemi dire, anche quella puntata di Report in cui ci viene esplicitato che la scelta di sposare in quella maniera i poteri forti di questa città era una scelta clamorosamente sbagliata e percepita dalla cittadinanza come sbagliata. Queste cose comportano delle responsabilità, e se le comportano è possibile che oggi si cerchi una rilegittimazione? In particolare Walter Veltroni la cerchi attraverso il cosiddetto dialogo con Berlusconi. Io sono molto preoccupato perché non, non,
non vedo la via d'uscita se non quella che indica poi anche Paolo, che è quella di dare battaglia. Noi non possiamo fare altro che dare battaglia a partire dall'impianto di Generazione U, che non è stato mai un impianto generazionale, perché dicevamo adesso ci vogliono i trentenni, era un impianto di metodo. Noi abbiamo proposto la democrazia diretta, era quello il nodo della battaglia. Ha detto bene Lorenzo, a Roma noi non è che vogliamo, noi pretendiamo le primarie e troveremo il modo di fare una candidatura giovane, innovativa, che ricalchi quell'esperienza lì e che allarghi anche di molto, spero, il mondo di Generazione. Noi faremo una battaglia sulle primarie ovunque, perché quello che ha rovinato le liste elettorali alla Camera è stata l'assenza delle primarie. Perché questa scelta, questa è la mia valutazione politica, di avere questo Partito Democratico molle nei confronti del governo, dove i processi di democrazia interna sono azzerati, dove il dissenso non esiste, ci porta alle europee a avere un collasso di consensi mostruoso, perché non parliamo più di lavoro, non parliamo più della condizione disperante in cui versano le giovani generazioni. Noi il rinnovamento generazionale l'abbiamo fatto ragionando su un programma che spiegava che consegnare 28 milioni di italiani che hanno meno di 40 anni alla sostanziale condizione di precariato non economico, esistenziale, è una follia. E poi andare a fare il racconto del giovanotti e si può fare, e lì diventa difficile convincerli poi. Tutto questo attraverso questi strumenti, attraverso la nostra mobilitazione, attraverso la mobilitazione della rete, i blog sono anche questo, sono la mobilitazione dei singoli, delle singole persone, perché per fare questa battaglia, come per ogni battaglia, perché questa è, penso, l'ambizione che noi abbiamo provato a incarnare, basta una persona sola, ne basta una, basta uno che decide di cominciare a tirare giù il sassolino, basta che non sia una persona sola, basta che si ritrovi, che si riunisca, che battagli insieme agli altri e sia convinto che, insomma, questa battaglia non è un esercizio inutile. Io volevo ricordare che questa tessera del Partito Democratico è il ricordo più bello che abbiamo del 6 maggio. Qui sopra c'è una firma di un ragazzo che ha lottato con noi, poi aveva tante idee purtroppo, che non c'è più, che è Giuliano Gennaio. Ed è stata una perdita per il paese, non per noi solo, ma per il paese e per gli amici che c'erano vicino. C'è la sua firma su questa tessera e noi anche in memoria sua e dei tanti amici che poi per strada abbiamo perso, che gli anni sono passati e non siamo poi solo un gruppo di giovani, ce ne sono altri, Roberto, non ci sono più, ma insomma in memoria di quelli che non ci sono più e in memoria di quelli che ci sono stati sempre, noi questa battaglia porteremo avanti con una convinzione, con una determinazione che è la nostra, che è il nostro tratto caratteristico. Noi non molliamo mai, noi gli rompiamo le palle, noi ci facciamo deridere, noi ci facciamo insultare sui blog quando capita, noi ci facciamo marginalizzare come è successo in alcune occasioni, ma non molliamo mai, e poiché non molliamo mai e il tempo è dalla nostra parte, prima o poi la spuntiamo noi. Grazie.